Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, oh Keyforge, tanti auguri a te. Comunque Dextre fa schifo. Ciao Keyforge Players, buon compleanno. Lo so benissimo. Keyforge ha compiuto un anno circa un mese fa. Però il nostro canale è nato inizialmente da Twitch, come ben sapete, a dicembre dell'anno scorso, e poi è traslato su YouTube per questioni di tempo, per questioni di pubblico, anzi, perché Twitch ovviamente è molto più impegnativo da seguire e i video sono molto più comodi pubblicati su YouTube. Quindi eccoci qua a un anno è passato. E cosa posso fare per questo anno insieme? Allora, ho preparato questo video, diciamo, speciale, che inizialmente pensavo di fare una raccolta di tutto l'anno, di tutto quello che è stato fatto insieme, eccetera. Lo so. Non è il video che vi aspettavate sul best carte, il top 3 carte per casata di questo set. Tranquilli, arriverà. Spero di prepararvelo entro 2 settimane più o meno. Purtroppo sono stato impegnato anch'io in questo periodo, per questo sono stato disattivo. Oltre che, diciamo che la quantità del materiale che ho dovuto rielaborare per questo video è sostanziosa. Qui in anteprima per voi ovviamente abbiamo le future casate che adesso vi presenterò con la mia modesta persona. In realtà non è niente di tutto questo, perché ragazzi, io non sono un forgiatore di carte, sono un forgiatore di chiavi come voi, e La storia è questa, cioè all'incirca all'inizio di quest'anno, intorno a febbraio, adesso dovrei risalire al primo file, mi pare che fosse tipo il 22 febbraio o 24 febbraio, il primo file che ho creato, c'è questo bellissimo sito, pagina di Burger Tokens dove è possibile creare delle carte. E io per passatempo ho creato delle carte, creato. E capite bene che lungo questo anno ho avuto, diciamo, un gran numero di carte da mettere insieme. Quindi, cosa ho fatto? A una certa ho detto, va bene, è il momento di creare delle casate. Sono stufo di creare carte di casate che già esistono e allora creiamo delle casate. Questo alcuni di voi probabilmente lo sanno già perché l'avevo spoilerato leggermente durante le analisi spoiler delle carte di VC in anteprima, no? È venuto fuori tutto questo lavoro enorme, perché poi, tra l'altro, la cosa assurda che io non sono un veggente, chiaramente, però ci sono veramente delle cose che coincidono in modo pazzesco. La prima casata che ho creato si chiamano i Forgottens. Cioè, questi qua li ho creati a maggio di quest'anno, si chiamano i Dimenticati. E tra le anomalie, tra l'altro, le anomalie che sono carte che provengono dal futuro, letteralmente. Cioè, io ho creato una casata che si chiama Forgottens e c'è una carta che si chiama Nizak il Dimenticato. Cioè, i Dimenticati, la casata dei Dimenticati, e mi tiri fuori un'anomalia che si chiama il Dimenticato. Tra l'altro il tema è lo stesso, perché il tema sarebbe quello della magia, del confini degli universi in cui gli arconti sono andati troppo oltre e hanno risvegliato questi arcani poteri in cui arrivano draghi, cose a caso, bestie mitologiche, eccetera eccetera. In ogni caso, questo è tutto quello che vi ho da dire. Vi auguro una buona visione. Allora, piccola premessa prima di iniziare con le carte. Ovviamente ricordo che le carte sono totalmente fan-made, quindi non c'è nulla di ufficiale. E le immagini, che spesso sono state prese, diciamo, anche a volte come fonte di ispirazione della carta, sono state principalmente prese da ArtStation. E in basso a destra della carta, anziché avere il nome del mazzo, avrete la firma dell'autore che ha realizzato il disegno. Le carte invece sono, come effetti eccetera, sono state totalmente create dal sottoscritto.
E niente, le immagini possono provenire ovviamente da altri giochi, quindi non fatevi ingannare, ovviamente. Questo penso di averlo detto in modo abbastanza chiaro. E niente, procediamo. Gli arconti si sono spinti fino ai confini dell'universo per conquistare tutto il conosciuto. La scienza predomina, ma dove la mente crolla è proprio qui. Qui, nei confini dell'universo, dove sono stati risvegliati antichi poteri, l'ignoto, l'arcano, i dimenticati. Da qui prende il nome della casata i dimenticati, i Forgottens, coloro che sono stati dimenticati nel tempo ma che ora sono tornati. La magia è la fonte dominante del loro potere, la magia è il loro unico vero potere. Le ambre forse sono capaci di domare questo potere? Ma sicuramente la meccanica che caratterizza questa casata è proprio la magia e quindi il potere. Ma il potere ha un costo e l'arconte è disposto a pagarlo. Bene, iniziamo con le prime carte. Allora, queste qua sono le primissime carte, quelle che ancora non avevo firmato col nome dell'autore. Vi assicuro che la cosa più brutta in assoluto da fare è stata proprio quella di andare a ricercare la fonte da cui avevo preso le immagini. E quindi eccolo qua, Keeper the Stone Golem, 5-2, Taunt, questa creatura non può essere danneggiata dalle azioni. You shall not cast, quindi una bella citazione del Signore degli Anelli. Procediamo oltre perché non sono queste le carte che mi piace commentare, perché poi queste qua sono le primissime che ho fatto, quindi secondo me sono noiose. Guarda, sono pure scritte male. Pericolo 5, però infligge 3 danni, ma dai, ma cos'è sta roba? 5 di forza, comunque distrutto. Blaze the Phoenix ritorna nel mazzo e viene rimischiato. It always burns, dice Teliga. Ho fatto le carte in inglese perché le voglio probabilmente pubblicare su Reddit e quindi sicuramente avrò un'affluenza maggiore ed è più comprensibile. Eruption, azione che va in sinergia se vogliamo con la Fenice, un'ambra. Ogni giocatore scarta fino a 5 carte, quindi capite bene che qua uno delle sinergie, una delle meccaniche, se vogliamo, che rendono unica questa casata è proprio il fatto di manipolare il mazzo, manipolare come lo si fa con la magia, ma comunque con un prezzo, con un costo. Ogni giocatore scarta fino a 5 carte dalla cima del proprio mazzo, quindi sta alla scelta di ognuno dei due giocatori quante carte scartare. Ogni giocatore deve infliggere 2 danni a una creatura per ogni creatura scartata in questo modo. Poi andiamo sui draghi, eccoli qua, le creature grosse. Prima ancora che uscì Nizza, che è stata creata questa qua. Infatti, i draghi piccoli non ci piacciono. Eorzile. Scusate, i nomi sono stati generati casualmente o di mia invenzione, quindi a volte non li so neanche pronunciare. The Red One, la rossa. Meccanica del Drago Califi, ovviamente, che ovviamente si paga a caro prezzo perché questa carta può essere veramente un palo se non sei nelle condizioni di tirarla. Non può essere giocata se hai, scusate, se non hai più di 7 ambre. Gioco, combattimento, raccolto, 3 danni a tutte le altre creature, quindi porta distruzione. Poi volevo far notare che comunque molti degli autori di queste carte sono autori anche di carte già esistenti di Keyforge, quindi diciamo che ho cercato di stare un po' a tema, ma vabbè, si vede che il pennello è nettamente diverso. Poi abbiamo Hylekdraw, The Undying, l'immortale, il non morto. 12 di forza, Hylekdraw non può essere giocato a meno che il tuo avversario non ha forgiato una chiave nell'ultimo turno. Invece di forgiare una chiave sarebbe un effetto gioco, per questo queste carte sono scritte male, perché sono le primissime carte che ho fatto. Entrambi i giocatori perdono tutte le ambre, quindi è una carta fortissima, ovviamente, forse troppo forte, bisognerebbe abbassare un po' la forza, però il senso dell'effetto qual è? Che questa carta qua necessita di un archivio per essere giocata decentemente, altrimenti è un palo, perché
l'avversario non forgia sempre chiavi, però ovviamente è l'obiettivo del gioco, quindi sicuramente l'effetto è molto molto forte. Ovviamente anche tu devi pagare un prezzo, perché se anche tu magari sei in check, queste cose qua, perdere tutte le ambre, ci devi pensare se giocarla o no una carta del genere. In ogni caso è un 12, in questo caso, forse è un po' esagerato, però l'effetto comunque è carino perché ci devi pensare, è situazionale, quindi tanta la pensata, tanta la situazionale, quanto la ricompensa, quindi mi piace. Cioè, scusate, ho dovuto fare un taglio perché mi hanno telefonato mentre registravo, quindi era anche piuttosto urgente, quindi vabbè, facciamo riprendere la musica. Allora, il Dragon Breath, gioco, infligge 4 danno, propagazione 1, Dracarys, un'ambra, carta fortissima ovviamente, tra l'altro non ho trovato l'autore di questa carta, mi dispiace, vabbè, sarà per la prossima. Veirlu, The Sleeper, il dormiente, 12 con schermaglia, grossissimo, ma l'avversario può pagare 1 durante il suo turno, se lo fa, stanna e esaurisci questa creatura. I am the king of the mountain. A me piace come effetto perché comunque, vabbè, ovviamente è sbilanciata come carta, troppo forte. Però capite bene che se dai una scelta all'avversario di vincolarti a una carta del genere, questa carta è quasi ingiocabile. Bisognerebbe rivedere un attimo probabilmente le statistiche. In ogni caso capite bene che se l'avversario sa che te la può contestare senza problemi, questa carta è una carta più che morta, quindi nulla di che. In ogni caso c'è sempre questa meccanica del pagare, perché l'avversario, se vuole controllarti, diciamo, la creatura deve pagarti, quindi la magia ha un certo prezzo. Cerchiamo di rimanere un po' a tema, anche se al momento queste qua sono le primissime carte, quindi non stavo ancora seguendo, diciamo, tutta la tematica. Poi col tempo ho rivalutato, ho rifatto un po' le cose e sono uscite sicuramente meglio. Poi abbiamo le Blue Sorceress, le maghe blu. 2 di forza schermaglia, combattimento, metti la creatura che sta combattendo contro questa nel mazzo dell'avversario, del suo proprietario, poi ovviamente ci sarebbe un punto e magari mischialo. Poi abbiamo, oh mamma mia questa carta, questa mi piace, 5 di forza, Omega, gioco, il giocatore che ha il maggior numero di ambre nella sua riserva perde tutte le ambre in più rispetto a quelle che ha di meno. Quindi, allora, questa è una bella carta di Ember Control, ovviamente per avere il massimo effetto deve esserci una situazione molto particolare. Se tu sei in vantaggio di Ambre, ovviamente questa carta qua è ingiocabile. Però capite bene che non è poi così forte come sembra, perché comunque è una carta Omega, quindi nel momento in cui controlli le Ambre dall'avversario, il tuo turno comunque è concluso. Quindi la situazione va bene, il migliore dei casi ovviamente... Sì, è sbroccata sta carta qua, effettivamente, però ragazzi, cosa poteva uscire da questa mente se non carte forti? Quindi cioè, il momento sicuramente quello migliore quando te è zero ambre, l'avversario ha rasciato la chiave e tu boom, suca e ti faccio perdere 6 ambre. Però capite bene che in altre situazioni questa carta è un po' nè. Mi piace, mi piace. Il Mana Leak, una leggera citazione, bruttissima la artwork, perché poi tra l'altro l'ho zoomata, mega zoomata su un'immagine che era tutt'altra cosa. Un'ambra, l'avversario prossimo turno può giocare solo 2 carte. Cioè non può giocare più di 2 carte, sarebbe la traduzione letterale. Limp delle braci, Regit, ricorda sempre... che è un effetto fortissimo. Questa carta forse... Madonna, quanto è forte questa carta. Poi abbiamo Lex, direttamente da diversi giochi, Warcraft, che ne so, Dota, League of Legends, ma soprattutto l'artwork mi pare che sia di Hearthstone. Allora, sentite qua. Gioco. Scambia la creatura con una più debole dal mazzo del suo proprietario. Ovviamente l'effetto play non si attiva. Dopodiché mescola al mazzo. Metti un segnalino silenzio su quella creatura. Allora, segnalino silenzio, fantastico. Questa qua è una cosa che dovranno introdurre, perché c'è quella dannata carta Dis che è uscita in Age of Ascension, che non mi ricordo in questo momento come si chiama, una carta rara, che fa esattamente questa cosa qua. Cioè la casella di testo della creatura deve essere considerata vuota, quindi è un silenzio, ma le statistiche rimangono, quindi la creatura rimane lì.
viene soltanto ammutolito l'effetto. È una cosa molto simpatica, molto bella. E ovviamente alla stazione non ho messo Ambre perché capite bene che ha un effetto molto versatile. Perché tu non solo puoi, diciamo, gestire il mazzo dell'avversario come meglio credi, andare a prendere una creatura piccola, perché sapete bene che le creature piccole spesso in Keyforge hanno gli effetti forti. Quindi tu gli vai a prendere una creatura piccola che deve ancora entrare in gioco, non la fai entrare in gioco perché non si attiva l'effetto play, rientra in gioco silenziata ed è lì. Quindi fortissima, poi magari una creatura più grossa che in genere ha bisogno di più tempo perché deve combattere o magari entra stannata, queste cose qua, ritorna nel mazzo, quindi dovrà essere rigiocata in un secondo momento. La stessa cosa puoi farlo anche sulle tue creature, però capite bene che questo qua è un bellissimo effetto, queste sono le carte che mi piacciono, un bellissimo effetto. Poi capite che capisco che è un po' più moderna questa carta perché c'è la firma dell'autore. Quindi sarà vecchia di 4 mesi, forse, no, forse 3. E bellissimo, bellissimo. Poi, visto che c'era già l'effetto del blank, questo qua del blank text, probabilmente è sicuramente l'ho creata dopo Age of Ascension, quindi molto molto bello, a me piace tantissimo questa. Poi abbiamo Joseph the Enchanter, I just read the Quick Start Rules. Allora, questo è chiaramente una provocazione al regolamento. Perché cosa succede quando le ambre sono catturate dagli artefatti? L'ambra è considerata tua, cioè non è come la cattura che vanno all'avversario come nelle creature, perché se no tutte quelle carte tipo adesso non mi vengono in mente l'universo tascabile, il posto sicuro, eccetera. Quando quelle carte vengono distrutte, le ambre non vanno all'avversario, ritornano a te. Quindi adesso non so se c'è una vera e propria proprietà delle ambre, però questa carta sarebbe discutibile, sarebbe curiosa, perché comunque in ogni caso, se l'ambra veramente fosse nominale, quindi dell'avversario, in ogni caso sarebbe una cattura in cui l'unico modo per contestarla serve una removal ad artefatto. Quindi a me piace anche questa qua, è una bella pensata, autoapplauso, grazie. Poi andiamo, oh, queste sono le vere carte a tema. L'Arcane Summon, che ovviamente vanno ribilanciate volendo. Allora, perdi un'ambra, se lo fai, scegli una creatura con 3 o meno di forza dal tuo mazzo. Puoi giocarla come se fosse della casata attiva e come se fosse dalla mano. Fortissima, fortissima, anche perché bisogna ribilanciare un attimo i numeri qua. Perché poi c'è la Superior Arcane Summon. Guardate i giochi di Photoshop che faccio io, bruttissimi, ma rendono l'idea, perché il raggio si allarga e ci sono pure 2 incantatori. Perdi 2 ambri, se lo fai ti vai a prendere una creatura di 8 meno dal deck, la giochi come se fosse tua, sempre solita cosa. Poi abbiamo la Legendary Summon, l'Arcane Summon. Perdi 3, se lo fai puoi farlo con qualsiasi creatura. Allora, numeri vanno ribilanciati, perché il discorso è sempre quello, che in genere le creature più forti sono, con gli effetti più forti, sono quelle con la forza minore, quindi quelle che non combattono. Quindi onestamente per degli effetti play del genere, però comunque ci sta, secondo me è una bella idea fare una sorta di carta del genere. Comunque sono stato proprio bravo con Photoshop, guardate che roba. Cioè, perché l'artwork era questa, se non ricordo male, e poi autoapplauso per me. Poi, pozione dell'illusione. Gioco, un upgrade, che brutto. Scegli una creatura dal tuo mazzo, adesso non me la ricordo neanche più questa qua. Entra in gioco con un, eccolo lì, il segnalino silenzio e con segnalini danno pari alla sua forza meno 1. Ok, adesso me la ricordo. Quindi anche questa è una carta gestionale del mazzo, in cui magari ti vuoi giocare una carta del cavolo per scremare il mazzo più velocemente, o ti serve che quella carta finisca nella pila di scarti il prima possibile. In realtà gli usi sono molteplici, ma anche no. Oppure puoi fare delle giocate magari sull'armatura, o sì, che perché ti serve un taunt in quel momento, queste cose qua. Tu praticamente ti vai a prendere nel mazzo una creatura che entra silenziata e ha praticamente uno di vita, perché gli vengono messi sopra segnalini pari alla sua forza meno uno. Quindi comunque
Se ci fosse magari un 12, un dragone, capite bene? Che va bene, è un 12 di forza, quindi sono 12 danni, volendo che entrano in gioco a gratis. Però comunque con uno di forza. Simpatico. Penso che l'idea della pensata di questa carta fosse questa, adesso non me ne ricordo molto bene, però capite bene che la sinergia è sempre quella della gestione del mazzo. Poi abbiamo il paraelementare del fumo, 3, illusione, gioco, il tuo avversario guadagna 3 vincoli, quindi qua sempre, diciamo, tra le altre, come avrete notato, tra le altre sinergie di questa casata sono quelle di vincolare l'avversario tantissimo, abbiamo già visto il mana leak prima ad esempio. Fumare fa male. Poi abbiamo il paraelementare del ghiaccio. 5-2, forse troppo grosso di statistiche, però secondo me ci sta. 5-2 è simpatico. 5-1 in realtà basta e avanza, però 5-2 è veramente forte. Combattimento, il tuo avversario guadagna 2 chains. Allora, in realtà, sti due cosi sono sbroccati a livello di adaptive, cioè questo è poco ma sicuro. Anche nel caso in cui ti confronti con mazzi che hanno già vincoli. Veramente, veramente forti sti cosi qua. Poi abbiamo, ok, il Chaining Lightning, il fulmine a catena, ambra stampata, azione. Infliggi 3 danni a una creatura su un fianco, un po' come la scarica positronica. Puoi ripetere l'effetto di infliggere 3 danni a un vicino di quella creatura fino a quando non ne distruggi una. Una creatura non può essere scelta come bersaglio 2 volte dal danno. In realtà non so se l'inglese qua è molto corretto, chiedo scusa se c'è qualche linguistico che guarderà questo video, scusate non sono perfetto. In ogni caso, allora l'effetto è carino ovviamente, più che altro l'ombra stampata per un 3 danni che si propaga praticamente su tutta la linea volendo è probabilmente un po' sbroccato, però in realtà neanche così tanto, è parecchio bilanciata perché sapete bene che, cioè, non è come le Nubi d'Ammonia, che Nubi d'Ammonia era una carta ingiocabile, questa qua invece è una carta giocabilissima. Tra l'altro l'effetto si ferma nel momento in cui distrugge una creatura, quindi diciamo che nel momento in cui rimuovi una creatura, smette di fare da conduzione di questo fulmine e finisce lì l'effetto. Simpatica, com'è, molto bella, bravo me, autoapplauso. Poi abbiamo il Counterspell Circles, quindi il cerchio dell'antimagia. Le ambre bonus delle carte azione diventano l'ammontare di ambre che perdi per poter giocare quella carta. Quindi questi sono gli artefatti che piacciono a me, come il Grand Buggy ad esempio, l'ufficio doganale, le carte, quelle che rivoluzionano totalmente il matchup da sole. Auto applauso per me. Capite bene che è fortissima sta qua contro Ember Rush, contro la gente che gioca azioni con tante ambre sopra. Poi abbiamo ovviamente direttamente da Dota Shen, Shield Mage. Io sono un Dota player per chi non lo sapesse. 2 di forza, Arcane Human, questa qua è una delle più nuove che ho fatto. Shen Shield Mage può avere più segnalini ward nello stesso tempo e ne perde uno alla volta. Capite bene che se staccate tantissimi segnalini ward su questa creatura è immortale. Tra l'altro l'effetto raccolto, forse questa è l'unica cosa un attimo da rivedere, perché comunque l'effetto ci sta, ma solo nel momento in cui questa carta è... Cioè basta e avanza il primo effetto che ho scritto. Poi rip, ward a questa creatura è un'altra, questo proprio... Pum pum pum, le bombe. Ok, poi questa mi sa che è l'ultima. No, scherzavo, ok. Portali, direttamente da Avengers Endgame, abbiamo... rivela le prime 2 carte dal tuo mazzo, gioca le creature rivelate in questo modo, scarta le altre. Puoi perdere quante ambre vuoi, ripeti l'effetto per ogni ambra persa in questo modo. Questo è il perfetto esempio di cosa intendo io per la magia richiede un certo costo. Perché comunque per attivare dei portali tu puoi spendere ambre, però capite bene che già nel momento in cui ti entrano a gratis 2 creature direttamente dal mazzo forse è un po' sbroccata. Però se spendi anche quell'ambrina in più ne evochi altre 2. È molto mazzo dipendente come carta, perché capite bene, se avete una carta piena di azioni fa schifo.
Però comunque non è male, non è male, a me piace, bravo me, autoapplauso. Poi abbiamo ovviamente la citazione, lo Snapcaster Mage, che poteva essere fatto meglio, onestamente, not so fast, 2 di forza, gioco, perdi un'ambra, puoi giocare una cartazione dal tuo mazzo, dopodiché mischi al mazzo, ok? Chissà perché ho scelto il mazzo, probabilmente sempre per la questione di manipolare il mazzo, non la pila degli scarti, è un po' la cosa caratteristica di questa casata. Poteva essere benissimo dalla pila degli scarti, perché comunque giocando un'azione direttamente, in genere magari quell'ambra che hai perso te la recuperi pure. Però vabbè, in realtà simpatico, simpatico, non è così ingiocabile. Come ci potrebbero crearla una carta del genere? E penso che sia tutto! Prima casata andata. Gli arconti nel loro universo si sono spinti troppo oltre. Come abbiamo già detto precedentemente nella scorsa espansione, con l'espansione hanno risvegliato antichi poteri, ma hanno anche risvegliato antichi orrori, dimenticati ma molto familiari. Perché è vero che la magia ha sempre un prezzo, ha sempre un costo, ma la paura è il sentimento più primordiale che pure gli arconti stessi sanno provare. Non possono controllarlo. E proprio per questo la meccanica pensata dietro a questa casata sta nel fatto che sia per te che per l'avversario queste carte sono svantaggiose, ma tu come arconte devi essere capace di trarne il maggior vantaggio. Procediamo con le carte horror! Iniziamo! Non ho avuto molta fantasia nel dare il nome a questa casata, però è la casata horror, la casata degli orrori. Allora abbiamo un Mind Collapser, un collassatore della mente, alfa. Ogni giocatore scarta la propria mano. Non ti piacerà. No, non dovrebbe piacerti. Allora, carta, vabbè, molto discutibile, è chiaramente molto forte, perché comunque nella situazione, capite che serve la situazione ideale per poterla tirare una carta del genere, in cui hai già apparecchiato di horror e giochi questa carta in un turno successivo, vuol dire che scarti interamente la tua mano, anche l'avversario scarta la sua mano, il prossimo turno non avrà carte da giocare e dovrà per forza giocare le carte che ha nel board, sempre se ce le abbia. Quindi carta molto forte ovviamente anche di primo turno, perché permette a te di giocare questa carta, di farla entrare e l'avversario praticamente il turno dopo non gioca niente, ma nulla di che, nel senso non è straordinariamente forte, capite che l'effetto alfa la vincola moltissimo. In ogni caso procediamo alla prossima. Ghost Raptor, schermaglia, se sei tormentato, ovviamente questa carta è abbastanza recente per via del tormento che era stato annunciato e anche del dinosauro, il Ghost Raptor guadagna veleno. Nulla di che, abbastanza standard. Andiamo con le carte che forse piacciono a me. Innsmouth, un luogo. All'inizio del turno di un giocatore, il tuo avversario deve scegliere una casata. Quel giocatore scarta o sacrifica una carta in gioco appartenente alla casata scelta in questo modo. Quindi capite che diventa un po' più frenetico il gioco, perché diciamo si crea questa step in più all'inizio del turno di un giocatore, in cui il suo avversario chiama una casata e il giocatore è costretto a scartare o a sacrificare una carta in gioco. Questo renderebbe le cose un po' più difficili, un gioco un po' più lento e allo stesso tempo la board un po' più controllata. A me piace, ovviamente sta cosa vale per te, vale per l'avversario, tutto sta nella skill da parte dell'arconte, dalla parte del giocatore, di chiamare una determinata casata anziché un'altra, e quindi molto bella. Questa qua me la ricordo benissimo, che bella, la tomba degli orrori. Allora, scegli una casata. Quando una creatura di quella casata sta per entrare nella pila degli scarti,
Epurala, invece. Il primo giocatore che diventa tormentato ritorna ogni creatura di quella casata nella sua mano, sacrifica la tomba degli orrori. Allora, questa qua è una carta estremamente forte, è un alzati praticamente fatto ad artefatto, senza vincoli, ovviamente leggermente più lento, ed essendo un artefatto è sensibile alle removal di artefatti, è molto, molto bello, perché nel momento in cui tu giochi questo artefatto e scegli una casata, va bene che è matchup dipendente, perché tu puoi chiamare una casata che hai solo te, l'avversario no, e quindi, cioè, l'avversario ovviamente non prenderà mai value da questa carta qua. Ma quell'avversario può sempre comportarsi in modo tale da counterarla, questa carta qua. Cioè, fare in modo di arrivare prima tormentato, anche se non ritorna niente, sacrifica la tomba e il suo avversario, cioè te, non prendi value da questa carta. Quindi, in ogni caso, tu purghi... scusate, dico sempre purghi, ma epuri le carte, cioè comunque ha un costo effettivo, perché poi quelle carte lì che epuri non le rivedrai più. Quindi quando tu giochi questa carta devi essere certo di essere nelle condizioni, nel matchup ideale per riuscire a prenderne value, perché sicuramente ha tanta value, ha tanto compenso, ma allo stesso tempo, se non sei capace di utilizzarla come si deve, questa carta qua, non solo l'avversario rischia di prenderne value, ma ti può counterare senza problemi. Poi abbiamo il Nightmare Catcher, quindi la chiappa incubi, un'ambra stampata azione, ogni giocatore rivela la prima carta del mazzo, gioca una delle due carte come se fosse tua, sarebbe l'effetto, mentre epura l'altra. Quindi molto, vabbè, abbastanza versatile, dipende dai matchup, dipende un po' da cosa, diciamo, becchi. E sicuramente poi va a interagire. Ecco, un'altra delle meccaniche che non è stata annunciata nell'introduzione è il fatto che ci sono diverse meccaniche sulle epurazioni negli orrori, che secondo me ci può stare, l'abbiamo già visto anche, è una cosa anche abbastanza nuova nel Dis della terza espansione. Quindi secondo me si potrebbe anche creare una casata simile, ovviamente non per forza orrori eccetera, ma che comunque abbia delle sinergie per quanto riguarda le epurazioni. Poi abbiamo il Sacrificio, carta semplicissima ma bellissima secondo me, ambra stampata, ogni giocatore sacrifica una creatura. Quindi capite bene che questa carta è estremamente forte nel caso in cui tu non hai creature in gioco, l'avversario è obbligato, ma l'avversario invece sì, è obbligato a sacrificarne una, altrimenti, vabbè, sacrifichi uno, sacrifichi l'altro, comunque è un'ambra stampata. Quindi è una carta molto molto carina, secondo me. Bing Granddaddy, 2-2, horror umano, ovviamente penso che il Peggy 18 non sia ancora permesso in Keyforge, perché è un gioco adatto per grandi e piccini, quindi un artwork del genere non ci sarà mai, così come probabilmente tutte le altre di questa casata. Però a me piacciono le cose crude, quindi vabbè, raccolto, archivia una carta epurata. Se questa carta lascia i tuoi archivi, deve andare nella mano del suo proprietario. Questo perché? Questa è una carta un po' pensata proprio per il matchup horror contro horror. Perché se ci sono appunto delle carte un po' come la tomba, che ti fanno riprendere le carte epurate e rimettertele in mano, questa carta qua, cioè, non c'è posto più sicuro di archiviarsi magari anche una carta dell'avversario tra quelle epurate, in modo tale che te le tieni lì nell'archivio e l'avversario non le vede più. Poi capite che, vabbè, non è una cosa così forte, troppo matchup dipendente, perché comunque non poter utilizzare il proprio archivio non è proprio una bella idea. In ogni caso, puoi sempre utilizzarlo nel modo più ovvio, cioè che ti archivi le tue carte epurate e hai delle carte nell'archivio in più. Poi abbiamo la Soulstorm. Purga una creatura. Se sei tormentato, purga ogni creatura. Dico sempre purga. Epura ogni creatura. Removal di massa, forse esageratamente forte, però non dà ambre, non fa cose. In realtà no, forse bisognerebbe tipo dargli almeno Omega per renderla un
po' equilibrata, un po' come il portale dischiuso, altrimenti... Però, considerato il fatto che comunque le carte horror sono sempre un po' a vantaggio tuo, un vantaggio dell'altro, magari ci può anche stare, però effettivamente una removal così di massa a gratis, vabbè, solo nel caso in cui si è tormentato, forse è un po' troppo forte. Many faces, few lives, quindi tante facce, poche vite. Allora, questa carta non può essere giocata dalla mano. Quando questa carta sta per essere epurata, giocala invece. Gioco, cattura 3. È una 6-1. Quindi capite bene che questa qua è una carta che funziona unicamente con l'epurazione. Epurazione ovviamente non dal gioco, perché... No, in realtà sì, anche volendo anche dal gioco. Per come l'ho scritta io, volendo anche dal gioco. Però non era questa l'idea. L'idea era che doveva essere purata magari dalla mano o dal mazzo addirittura. E in quel caso allora viene giocata. Capite bene che è particolare. Forse sono un po' sbagliate le statistiche. Perché effettivamente è difficile da giocare in altri casi. Ma se hai le sinergie giuste... È una carta veramente, veramente forte con una value esagerata. Quindi il catturare 3 secondo me non è così male. Il fatto che sia una 6-1 forse è un po' troppo, un po' troppo. Poi il Battle's Crater. Ok, queste sono ovviamente le carte che mi piacciono a me, questo lo sapete ormai. Each player cannot discard cards. Quindi ogni giocatore non può scartare carte. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo, vabbè, non dico che cambia i matchup, però è una carta piuttosto rognosa, perché conosciamo bene, ci sono tantissimi, innumerevoli carte in Keyforge che spesso e volentieri devono essere scartate, perché magari non hanno quella value o sono troppo svantaggiose per qualcuno. Qua questo ti obbliga forse a giocarle quelle determinate carte, magari, che ne so, un tre sorti che, vabbè, fai sempre quell'ambretta, però capite bene che se il tre sorti ha piena value sulla tua board, mamma mia, ci pensi un attimino, magari la bad penny che è troppo lenta, il dextre che non ti fa girare il mazzo, dici, vabbè, le scarto ste cartacce, cosa faccio, continuo a lupparmele in mano, le scarto, e con questa carta qua non puoi più farlo. Irza Hatok, che è Chota Azri al contrario, raccolto, se sei tormentato puoi forgiare una chiave al costo attuale più uno. Nulla di eccezionale, in realtà non ha nulla a che vedere con Chota, poi tra l'altro non ho idea del perché l'ho messo, forse per l'artwork, non ho idea, no, perché effettivamente effetti di boost di ambre mi pare di averne fatti veramente pochi, perché sono anche quelli che mi piacciono di meno, mi piacciono di più i board clear o gli artefatti passivi o quelli che controllano le ambre. Ah beh, oh madonna, questo qua è il Necrofoss di Dota, Rotunger Horror 5, se sei tormentato all'inizio del tuo turno metti un segnalino tempo su Rotunger, se ci sono 3 o più segnalini tempo su Rotunger rimuovini 3 e il tuo avversario disforgia, unforgia, rompe una chiave. Secondo me non sarebbe così male creare una carta simile, perché comunque è una carta che metti giù. Ci devono essere delle condizioni perché si attua un effetto del genere, e per me poteva esserci anche benissimo un raccolto, però capite bene che anche solo se fosse un effetto raccolto senza il Fiora Hunted, senza il tormento, scusate, mi viene l'inglesismo, cioè comunque tu saresti obbligato a chiamare quella casata 3 volte di fila per farlo immediatamente. Cioè un 5 è comunque una creatura grossa, però non è così incontestabile. Secondo me è bello, bello. Bravo a me, questo mi faccio un auto applauso, scusate. Decompose Affliction, I'll Plague You. Fara, Light Curse, quindi Fara, Luce Maledetta, Schermaglia, Play. Il tuo avversario guadagna un'ambra, distrutto, se sei tormentato, prendi il controllo di una creatura nemica. Allora, come giustifico questa carta? Allora, è simpatica,
Ma perché ovviamente è un po' come il brand, però con un effetto prettamente di board controllo, diciamo. Ovviamente, vabbè, è una 3 con schermaglia, quindi nulla di che, facilmente contestabile. L'effetto play è bruttissimo, però giustamente devi dare comunque un compenso all'avversario per un effetto così potente, perché comunque, cioè, nel momento in cui questa carta non viene contestata, è comunque un 3 con schermaglia. Certo, l'avversario guadagna 1, al limite si board clear tutto, è debole contro le board clear questa carta qua, ovviamente. Perché poi non hai più niente da prendere. Poi più che altro che c'è quel, se sei tormentato prendi il controllo, quindi è addirittura condizionale l'effetto distrutto. Però può comunque avere un'ottima value. Può comunque avere un'ottima value. Nevermore. Puoi giocare questa carta solo se sei tormentato. Omega, distrutto, distruggi tutte le altre creature. 8. Allora, io penso che qua ci sia stato un errore di dicitura. Perché un Omega con effetto distrutto, distruggi tutte le altre creature, non ha tanto senso. Penso che volessi scrivere un effetto play del genere. Sono abbastanza dubbioso, perché effettivamente che senso ha una carta che distrugge tutte le altre creature di effetto distrutto? Cioè, piuttosto dici distruggi tutto, buona. Non lo so, c'è qualcosa, secondo me l'avevo pensata più come effetto play, anziché come effetto distrutto. Però vabbè, simpatica. La condanna, arriva il Doom. Tra l'altro, questa qua è una delle poche immagini che ho preso proprio totalmente a caso da internet, non ho idea di chi l'abbia fatta. Questa creatura guadagna distrutto, eppura questa creatura e le tue copie, vabbè, le tue copie in gioco, ovviamente del proprietario di questa creatura, cerca nella tua mano, nel tuo mazzo e nella pila degli scarti. Eppura ogni copia di quella creatura rimescola la pila dei rimescola, scusa, la pila degli scarti e rimescola al mazzo. Fortissima. Bellissima. Perché con un upgrade del genere tu counteri una carta. Che sia, che ne so, che uno abbia un multicopia di Infornace, che uno abbia un multicopia di Dextre, che uno abbia un multicopia della Daspixi, del Ronnie, queste cose qua. Questa è la carta perfetta che secondo me si potrebbe creare senza problemi. È forte, però capite che è un upgrade ed è tra l'altro versatile, non dà ambra, non è un effetto puramente di gestione del mazzo, di gestione del matchup, perché puoi anche tirartelo su una tua creatura volendo. Se hai delle creature schifose nel mazzo e te le vuoi epurare così sei sicuro di non giocare, ti equipaggi, dummi una tua creatura e non la vedi più. A me piace tantissimo questa. Poi abbiamo il Dream Devourer, quindi il divoratore di sogni. Combattimento raccolto. Ogni giocatore rivela la propria mano. Puoi scartare una carta da una delle mani. Ok. Carina. Carina, tra l'altro qua è Enigma, sempre di Dota. Vabbè, effetto ovviamente positivo tuo e positivo anche per l'avversario perché ti vede la mano in ogni caso. E puoi scegliere se scartare una carta dell'avversario, che magari è particolarmente forte, eccetera. Ovviamente sbroccatissimo come effetto così. Però, nel caso in cui non c'è niente che ti preoccupa dell'avversario, puoi sempre scartare una carta dalla tua mano, magari di una casata diversa da quella degli orrori, e ti scremi più velocemente la mano. Lo skin collector, quindi. Questa qua, mamma mia. Qua sono sbagliate totalmente le statistiche. Allora, 3, schermaglia. Questa creatura infligge danno come segnalini meno 1 forza. Quindi, la forza di questa creatura non infligge danni. Da meno 1, quindi, che ne so, un cacciatore di teste, un cacciateste, come cavolo si chiamava? Vabbè, facciamo un Bumpsy con 5, prende 3 danni da sto tizio e diventa praticamente un 2 di forza. E quindi diventa una carta pressoché quasi ingiocabile.
molto forte, secondo me sono sbagliati, giusto, è sbagliata la sua forza di base, perché poi effetto combattimento, questa creatura guadagna segnalino più uno pari ai danni inflitti. Capite bene che già al primo attacco questa creatura poi diventa un 6, poi diventa un 12 e già è incontestabile a livello di combattimento. Se fosse un 2 di base diventerebbe 2, 4, 8, già 8 è difficile, però non è così incontestabile 8. 1 secondo me sarebbe ingiocabile, quindi probabilmente la forza base utile sarebbe 2. Oppure lasciare queste statistiche qua e cambiare un attimino l'effetto combattimento, tipo dargli solo più 1 ogni volta. Però poi comunque ci sarebbero no, scusate, a schermaglia. Quindi magari converrebbe forse togliergli schermaglia. Sì. Però poi non avrebbe senso come effetto infliggere danni. No, beh, in realtà sì. Perché vuol dire che te la schianteresti per abbassare la forza massima di una creatura. Però vabbè, non ha tutta sta value. Comunque secondo me anche qua è una meccanica che si potrebbe introdurre da qualche parte. Quella di infliggere i danni come segnalini meno uno forza. Poi abbiamo il primo insetto, schermaglia, dopo che un'altra creatura è stata usata, rimettila in mano al suo proprietario. Allora, questa qua è veramente effetto horror per eccellenza, perché, allora, ovviamente è una carta forte. Schermaglia è voluto perché quando la giochi, cioè praticamente non la puoi schiantare in combattimento. Devi romperla in qualche altro modo. Questa carta qua è comunque un 4 di forza, quindi è difficile da rompere. Perché capite bene che questo effetto qua è molto forte sia per te, ma anche per l'avversario. Perché l'avversario, che ne so, tira uno c'ha giù uno sciame di Dust Pixie, raccoglie con tutte, se le riprende in mano e le rigioca. Mamma mia, che schifo che fa questa carta. Però capite bene che è un effetto che puoi utilizzare anche te. Lo schermaglia è voluto perché forse bisognerebbe abbassargli un attimo la forza di base, perché sennò sta veramente sopra troppi sparetti, altrimenti questa carta qua è veramente molto controproducente, però se la sai giocare bene probabilmente, se hai il mazzo ideale, è molto molto Poi abbiamo Acne, e mi pare che sia l'ultima carta degli orrori, 5 di forza, un altro stavolta un mezzo ragno, ogni creatura in gioco guadagna veleno. Quindi anche questo effetto difficile, molto forte, perché chiaramente se... In realtà diventa indifferente quanto hai grosso le creature quando c'è veleno in gioco, perché una creatura da 1 può buttare giù benissimo una creatura con 8 di veleno. Forse una cosa interessante sarebbe rendere questa carta immune al danno da veleno, però vabbè... Probabilmente non ci ho pensato. Sì, è esageratamente forte in determinate situazioni, non è così forte in altre, quindi è una perfetta carta degli orrori. Iniziamo con una delle casate totalmente nuove, prese da ispirazione ovviamente dalle anomalie che sono uscite. E ho cercato di far combaciare sia il Red Baron col Valokant, quindi gli Aquan e i pirati. Ho pensato a questa casata totalmente marina, in cui è il mare che fa un po' da timone tra le due casate. E praticamente la marea, questa meccanica, l'ho pensata un po' come una sorta di... che no, all'inizio non è né alta né bassa, però può essere sempre alzata abbassata di uno. Quando la marea è media, se viene abbassata, diventa bassa. Se viene alzata, diventa alta. Quando la marea è bassa, può essere soltanto alzata e diventa media. Poi successivamente diventerà alta. Quando la marea è alta, sarà e viene abbassata, diventa media. Quindi nulla. E poi viene abbassata ulteriormente e diventa bassa. Detto questo, ci sono gli Aquan, quindi diciamo gli abissali, queste creature marine... che sono principalmente creature da Borclear, creature molto forti, creature tritoni, bestie marine, che vivono soprattutto quando la marea è alta. La marea è alta, quindi difficile da navigare, dove i pesci invece vengono a galla e distruggono tutto. Mentre i pirati
che se la vivono bene, soprattutto quando la marea è bassa, perché è facile da navigare, cioè, si divertono a razziare, a fare amber, a controllarle e a fare, diciamo, quello che fanno i pirati, quindi si divertono con poco. Iniziamo con Danafin, la prima sirena, Aquan umano. Quando la marea è bassa, Danafin non può essere utilizzata, perché è un Aquan più che un pirata o un umano. Omni, attenzione, prendi il controllo di una creatura nemica sul fianco fino alla fine del turno. Quindi effetto Omni forse esagerato, però è l'unico modo che ho trovato per giustificare una carta con uno di forza del genere. Probabilmente bisognerebbe togliergli l'effetto Omni, dargli un effetto raccolto, però non mi andava, o forse azione, perché non mi andava di dare il raccolto. Cioè fai un'ambra in più, prendi il controllo di una creatura nemica che utilizzerai probabilmente per schiantarla, però anche lì è una questione tutta di matchup dipendenza, perché tu puoi prendere il controllo di una carta che magari non è della casata attuale e quindi ecco perché l'Omni, cioè l'Omni nel senso è pensato per rendere Danafi più versatile, perché difficilmente, soprattutto adesso se le casate diventeranno veramente numerose, è difficile, magari sarà sempre più difficile trovare matchup del genere in cui prendi il controllo di una creatura, devi fare in modo che quella creatura appartenga alla casata che utilizzi. Quindi o gli dai un effetto, diciamo, prendi il controllo e diventa una creatura Aquan e quindi gli puoi dare un effetto azione, raccolto, quello che vuoi, oppure Omni per renderlo più versatile possibile, più utilizzabile possibile, in modo tale anche da giustificare un po' l'uno. Però ovviamente la cosa viene a meno nel raccolto. Il tritone, quando la marea è bassa, non può essere utilizzato, un altro pezzone. Quindi 5 di forza, combattimento, ritorna una creatura nella mano dell'avversario. Anche qua abbiamo un effetto molto simile a... In realtà non molto simile a Nidzak il dimenticato, in realtà un po' diverso, perché Nidzak è un effetto passivo, quindi la gente ci può schiantare sopra la roba. Qua è un effetto combattimento, quindi la gente non ci schianta sopra niente, anzi penso proprio che evitino di schiantarci sopra roba. Non è eccessivamente forte, secondo me potrebbe essere benissimo una carta come un'accia per questa fazione, anzi fa piuttosto schifo perché non può essere utilizzato quando la marea è bassa. Poi ricordiamo che una cosa caratteristica di questa casata è proprio il fatto che è la marea che permette di utilizzare alcune creature anziché altre. Questa è stata un po' la pensata che caratterizzerebbe un po' la casata per renderla veramente unica. Però secondo me bisognerebbe giustificare magari dalle statistiche alcune cose. Cioè, perché dovrei gestire la marea per una cartaccia del genere? Cioè, bisognerebbe dargli qualche statistica in più, o comunque adesso arriveranno le carte forti. Guardate qua, abbiamo già il primo dragone, eccolo qui. Dridrashta, che può essere solo utilizzato quando la marea è alta. Quindi anche quando la marea è nulla, media, non può essere utilizzato. Quando la marea è bassa non può essere utilizzato. Combattimento, qui è un 10, quindi è un bel ciccione. Combattimento infliggi 5 danni a ogni creatura sul fianco. Bellissima, bellissima. Però la marea deve essere rigorosamente alta. A differenza del tritone, che vabbè può essere utilizzato anche quando la marea è media. Anche Danafe stessa cosa. Solo quando la marea è bassa, quindi quando puoi utilizzare i pirati e gli effetti, diciamo, di Ember Control, perché i pirati sono stati pensati principalmente così, queste carte non possono essere utilizzate, questa non proprio, però solo quando la marea è alta. Tsunami, la marea diventa alta di default proprio, ritorna ogni creatura non Aquan nel mazzo del proprietario, dopodiché mescola al mazzo. Questo è un po' matchup dipendente, però sicuramente molto molto forte per quanto riguarda il board, perché tu praticamente con tutte queste creature acqua ti rimangono sul board, tutto il resto lo pulisci, compreso le tue carte ovviamente. Poi abbiamo, mamma mia, con questa art molto weeb, la
la padrona delle cascate, raccolto e gioco, puoi alzare o abbassare la marea di uno. Allora, for example, la marea può essere alzata di uno da bassa a normale e non direttamente alta. È quella che è la cosa che spiegavo un po' durante l'introduzione. Quindi, quando la marea è alta e viene abbassata di uno, diventa media, non va direttamente bassa. Capite? Va a step la cosa. Quindi, quando invece la marea è bassa, prima di diventare alta, se viene alzata solo di uno, diventa media. Ok, questo è un po' tutto quello che devo dire. Dead Calm, in italiano è la bonaccia quando non c'è vento. Infatti l'artwork è anche sbagliata, perché non dovrebbero essere tirate le vele. Vabbè. Per chi non lo sapesse, io in una vita passata ero un pirata, quindi queste cose le so. se la marea non è bassa, lo diventa. Se invece la marea fosse già bassa, distruggi tutte le creature. La fine del viaggio è forte, però anche qua è tutta una questione di gestione della marea, altrimenti, cioè, questa carta è semplicemente una carta che serve per gestire la marea, abbassarla direttamente quando è alta, senza utilizzare la Mistress of Falls o queste cose qua, la diventa direttamente bassa, puoi riutilizzare i pirati, eccetera eccetera. Wave Rider, il cavalcaonde. Allora, quando la marea è alta, il Wave Rider guadagna. Gioco, combattimento, raccolto. Puoi ripristinare e combattere con una creatura vicina. Bel effetto, però la marea deve essere alta. Tridente dei sette mari. Azione. Puoi alzare o abbassare la marea di uno. Ripristina e combatti con una creatura Aquan. Quindi questo qua è il guanto del comando fatto ad Aquan. Cioè, piace tantissimo sta cosa qua, perché la cosa veramente bella di sta casata è che, guarda, al momento non sembra questo, che, cioè, sembra una casata veramente forte nel board e basta. Però adesso aspettate che arrivino i pirati. Drakkar, quindi mettiamo pure i vichinghi, già che ci siamo. Un'ambra, artefatto, veicolo. Scegli una creatura non Aquan. Per il resto del turno quella creatura ignora la marea. Questo è pensato per, diciamo, nel caso in cui le maree avessero degli effetti passivi, che al momento non sappiamo nei regolamenti, eccetera. Questa cosa qua gli permetterebbe di ignorare la marea, ma in realtà questa cosa qua è stata pensata anche per proprio quegli effetti del tipo: ah, sono un pirata, posso essere utilizzato solo quando la marea è bassa, tappo con questo, la marea è alta, perfetto, posso utilizzare quel pirata. Quindi serve per rendere più versatile il mazzo, quindi è molto molto forte come artefatto. Poi abbiamo Wathir the Deep, 8, pericolo 4, mamma mia, ma chi lo attacca un 8, nel senso, attenzione, allora, può essere utilizzato solo quando la marea è alta, come al solito, combattimento, raccolto, scegli una creatura nemica, quella creatura combatte contro Wathir, quindi durante il tuo turno praticamente utilizzi la linea della battaglia avversaria per schiantare le sue creature contro sto coso qua. Mamma mia, auto applauso, bellissimo. You took the bait. Ambra, azione. Scegli una creatura nemica, infuria i suoi vicini. Quella creatura combatte una creatura amica scelta da te. Bellissimo, anche qua stesso effetto di The Deep, perché ho detto, cavolo, The Deep è stata proprio una bella pensata. Wathir l'abisso. Facciamo anche un'azione. You took the bait. Classico. Hai agganciato l'amo, hai agganciato l'esca. Bellissimo. Poi l'artwork è anche abbastanza azzeccata. Gash sarebbe spruzzo in italiano. Ambra, azione. Scegli una creatura Aquan. Penso che sia amica in realtà. Però a quanto pare scegli una creatura Aquan. Infliggi danno a una creatura nemica. Quindi sì, la creatura Aquan è amica per forza.
Scegli una creatura nemica, perché non avrebbe senso utilizzare una creatura Aquan nemica, dai, non mi piace. Choose an friendly Aquan, an Aquan friendly creature sarebbe. Infliggi danno a una creatura nemica pari alla forza di quella creatura. Bene che è veramente forte questa carta qua. Tra l'altro, visto che non mi accontentavo di uno sparetto così infido, se la marea è alta, propaga quel danno. Quindi, no, è esagerata. È esagerata. È vero che è molto mazzo dipendente, molto situazione dipendente, perché se non hai creatura acqua in gioco, non puoi dargli value a questa carta qua. Però, capite bene che metti giusto coso, che lo puoi giocare dalla mano, anche se la marea non è alta. Tiri sto coso qua e hai uno sparetto da 8. Però è vero anche che poi questa creatura qua, finché non sai gestire la marea, non riesce a dargli value a queste creature qua. Quindi in realtà non sarebbe neanche così disequilibrata, perché la marea è un po' un vantaggio o uno svantaggio se non la sai gestire. Quindi, però effettivamente, se la sai gestire è troppo forte, è sbilanciata. Poi Tide Wrap, quindi avvolto dalla marea, tipo aggancio dalla marea. Se la marea è alta, combatti con ogni creatura amica senza esaurirle, una alla volta. Altrimenti la marea diventa alta. Quindi anche questa carta marea dipendente, diciamo, molto molto forte, perché capite bene che puoi combattere con queste creature qua gigantesche senza esaurirle, quindi magari raccogliere, attivare di nuovo i loro effetti, eccetera, eccetera. Carta veramente molto, molto sinergica, ovviamente con la marea alta. Con l'altro, no, tra l'altro ho anche sbagliato a digitare. The Tide is Aig, ovviamente, non Aish, non ho idea nemmeno di cosa voglia dire Aish. Ok, questa dovrebbe essere un artefatto, non un'azione. Se la marea è alta, le chiavi dell'avversario costano più 1. Se la marea è bassa, le tue chiavi costano meno 1. Sarebbe la colonna d'Ercole, una delle due colonne d'Ercole. Sarebbe bello se questa carta, anziché avere un effetto così forte, avesse un effetto, diciamo, più generale, cioè entrambi i giocatori le chiavi costano più 1, entrambi i giocatori le chiavi costano meno 1, in modo tale, perché comunque sei te che hai la casata degli abissali, la casata dei sette mari, che devi gestire la marea, e quindi gestisci i costi delle chiavi. Quindi non è roba da poco, non è roba facile, però avrebbe anche un senso come carta. Poi abbiamo iniziamo con i pirati, forse, la Pirate Tomb. Distruggi una creatura danneggiata non Aquan, Ambra. Removal con Ambra, ovviamente un po' condizionale, in ogni caso molto carina. Poi abbiamo Black Cap, Cyborg Pirata. Quando la marea è alta non può essere utilizzato. Se la seconda chiave dell'avversario è stata forgiata, ottiene schermaglia, combattimento ruba 1. Molto molto forte, molto molto forte. Soprattutto se l'avversario ha già forgiato la sua seconda chiave. Però capite che ci sono diverse condizioni, cioè chi me lo fa fare di alzare la marea? Nel senso, cioè, va bene che ho i pescioni giganteschi, però cavolo, un 4-1 con schermaglia, combattimento ruba 1, cavolo, non male. Grey Arm Senji, ovviamente, allora ragazzi, non sono qua a commentare tutte le carte, però le carte le ho create con una certa fantasia e ci sono diverse reference, ovviamente questa qua è una reference a One Piece. 2, Cyborg Pirate, se la marea è alta non può essere giocato. Effetto play, metti una creatura ready, una creatura pronta pirata, dentro i tuoi archivi. Se lo fai, rubi 1. Quindi ancora effetto di Ember Control. È un effetto pensato anche per dare magari sinergia ad altri pirati con effetti play. È pensato anche per quei pirati che magari combattono, che sono danneggiati, te li rimetti negli archivi, così poi li rigiochi in un secondo momento e li curi. Quindi molto carina, puoi rubare sempre forte. Poi abbiamo Redbeard, Barbarossa.
Say hello to my parrot called Redbeard, quindi è il nome del pappagallo, non del pirata bruttissimo, fortissimo, che vedete lì. Dopo che l'avversario ha forgiato una chiave, Redbeard guadagna invulnerabile. Dopo che tu hai forgiato una chiave, metti un segnalino silenzio sul Redbeard. Quindi anche questa è una carta che bisogna gestire un attimo in base alle chiavi, in base alla situazione, perché se lo apparecchi nel momento in cui l'avversario forgia una chiave, hai un 4-2 invulnerabile, che è veramente, veramente una cosa non da poco. Se invece nel momento in cui tu forgi chiave, quindi prendi un po' lo svantaggio, o magari lo giochi nel momento sbagliato, vabbè, comunque diventa una 4-2 che non diventerà più invulnerabile, perché ricordiamo che il segnalino silenzio sarebbe quello che renderebbe vuota la casella dell'effetto, quindi l'invulnerabilità non ci sarebbe più. Poi abbiamo il 3-1 S.I. Barton, Cyber Pirata. Quando la marea è alta non può essere né giocato né utilizzato. Gioco raccolto, scegli una carta random dagli archivi dell'avversario, giocala come se fosse tua. Quindi questo è un anti-archivio, bellissimo, fortissimo, troppo forte. Into the Storm, Ambra. Per il resto del turno ogni creatura amica ignora la marea. Questa era la stessa cosa che dicevo per quanto riguarda la Drakkar. Ovviamente questo è fatto ad azione, è fatto di massa, quindi è molto molto sinergico con i pirati. E in realtà è molto molto sinergico anche con i pesci. Bisognerebbe mettere magari each friendly pirate creature, perché altrimenti questa carta qua diventerebbe sbroccata con i pesci, perché tu tieni la marea bassa con quei pesci apparecchiati lì, tanto sono giga enormi, non te li contesterà mai nessuno. Poi quando tiri Into the Storm, boom 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 boom, fai cadere i tuoni, i cieli e le cose a caso. Poi abbiamo Long Space Wolf, lupo solitario spaziale. Abbiamo 5-1. Quando la marea è alta, però sta nello spazio, non so di che marea stiamo parlando, entra in campo stannato, ecco perché non ha così problemi nel utilizzare maree di qui, maree di là. Combattimento, guadagni 2 ambre. Dopo che tu hai forgiato una chiave, cura totalmente il Lone Space Wolf. Allora, questa carta qua è esageratamente forte, però probabilmente bisognerebbe togliergli quell'uno d'armatura. In ogni caso non è così forte come sembra, perché, cioè sì, è forte, però noi siamo abituati a vedere i cacciatori di teste, queste cose qua che hanno 5, guadagni 1. Ma immaginate se un cacciatore di teste ti facesse guadagnare 2. Quanto sarebbe bella come carta? Tutti la vorrebbero, no? E per questo probabilmente ho fatto questo effetto combattimento, guadagni 2. Perché no? Cacchio. Perché guadagnare? Perché combattere? Perché uno dovrebbe combattere invece di raccogliere? Certo, per contestare magari carte che hanno effetti più forti delle tue, e quindi far prevalere un attimo la tua board rispetto all'altro, ma cioè è troppo lento combattere rispetto al raccolto. Quindi invece se ci fosse un vero effettivo guadagno dal combattere, quindi che fai più ambre rispetto al raccolto, questo cioè ti spingerebbe veramente tanto a combattere sul serio. Wester, il ponente. Il vento dell'ovest, vento che spinge gli arconti alla ricchezza e alla fuga. Questo pianeta fatto di rinnegati e rifugiati è la cosa più simile a Star Alliance che vedrete in questo video, perché il selvaggio West è un posto veramente infido, bruttissimo, pieno di fuorilegge, dove forse qualche sceriffo, qualche pazzo dell'ordine vuole tenerli a bada, ma in realtà tutta la gente proveniente dalle altre casate, che i rinnegati, gli scarti delle altre casate, fuggono qui in questo pianeta a cercare la pace o il caos. E quindi sì, la cosa che determina questa casata, la caratteristica principale, è che ci sono tanti effetti che oltraggiano il regolamento di questo gioco. Proprio lo infangano. Ci sono talmente tanti effetti omni da metterci i cappelli
da cowboy e far casino. Sì, come prima carta, Billy the Bad, schermaglia, illusione, raccolto. Puoi infuriare una creatura amica se lo fai rubi uno. Da, nulla di che. Abraham Lear, queste qua sono le prime carte, carte bruttissime senza deploy, gioco. Metti un segnalino ward alla creatura a destra di Abraham e cura totalmente la creatura a sinistra di Abraham. Puoi usare entrambe le creature, quindi questo qua è effetto di cheating, cioè di versatilità, niente male, niente male. John the Stalker Root, schermaglia. Dopo che una creatura nemica è stata distrutta combattendo John the Stalker Root, però ricordiamo che non abbiamo ancora superato il 3 di forza in 3 creature, epura quella creatura, entrambi i giocatori epurano le carte con lo stesso nome dalla mano, dal deck e dalla pila degli scarti, quindi wow, wow, in realtà è difficile da attuare come effetto perché due... difficilmente riesci a distruggere una creatura, però se hai quel supporto, poi ricordiamo che le creature più forti in genere sono quelle con la forza più bassa, quindi magari John the Stalker Root non ci deluderà mai. Poi abbiamo il ricercato, vabbè, volete veramente che non facessi un ricercato, un bel wanted, questa creatura ottiene distrutto l'avversario di questa creatura guadagna 2. Questo perché ho scritto l'avversario di questa creatura guadagna 2. Perché non vorrei che ci fossero problemi di regolamento del tipo ma la miglioria in realtà non cambia proprietà in base a chi viene equipaggiata, è sempre di un solo proprietario, quindi metti che bababà. Così siamo più chiari del regolamento stesso. Saloon Brawl, quindi la rissa da bar, infuria ed esaurisci tutte le creature, un'ambra, bellissima. Stand off, ok, questa... Lo stallo alla messicana. Oh, questa mi piace. Questa mi piace, l'ho pensata a lungo questa qua, ma alla fine è uscito qualcosa di carino. Allora, Ambra Omega. Gioco. Dopo che il tuo avversario ha scelto la casata attiva, scarta la prima carta del suo mazzo. Se quella carta non corrisponde alla casa chiamata, il turno termina. L'avversario ripete lo stesso effetto su di te. Quindi praticamente tu tiri lo stand off, si crea lo stallo alla messicana, il tuo turno conclude perché è una carta Omega, intanto ti guadagni l'ambretta. E cosa succede? L'avversario chiama una casata, scarta la prima carta, quindi sa che è iniziato lo standoff l'avversario, quindi deve farsi un attimo i suoi conti, deve valutare cosa chiamare, in ogni caso è vincolato a fare sta cosa qua. Ma la stessa cosa, sarei vincolato te, quindi capite che si crea questo stallo alla messicana, perché non si sa mai cosa scarterai. Perché, va bene, nel migliore dei casi, l'avversario salta il turno e tu il turno dopo fai le bombe. Nel peggiore dei casi, l'avversario fa il suo turno e tu il prossimo non lo fai. Quindi è una carta skill fortuna dipendente, ma è molto molto carina, perché secondo me rende tantissimo l'idea della stalla alla messicana, perché non si sa chi agirà prima, se il tuo avversario o se te. In ogni caso, questa carta è una carta mortale, perché fai terminare il turno a un avversario nel momento in cui inizia il suo turno, quindi... Penso che non esista un effetto più potente, come a volte succede con il controllare i deboli, che l'avversario ti locca con una casata e tu non puoi chiamarla, cioè non puoi giocare niente di quella casata. Enter the Saloon, classica carta di cheating, la prossima creatura che giochi in questo turno entra ready, nulla di che. Vivo o morto, dead or alive. Scegli una creatura con le ambre sopra di essa, quindi che ha catturato, che è successo chissà che cosa. Per il resto del tuo turno appartiene alla casata western, quindi western, non western, western. È un'azione di cheating, tu puoi utilizzare quella creatura solo perché c'è le ambre sopra, quindi diventa della tua casata attiva in questo momento. Se quella creatura lascia il gioco, muovi quelle ambre nella tua pool. Quindi
Questa serve, è una di quelle carte che serve per dare value a quelle casate magari che catturano, però magari non hai le carte giuste per dare value alla cattura. Quindi è molto molto forte. Renegade Alliance, che è una legge, l'alleanza dei rinnegati. Durante la fase scegli casata, puoi attivare due casate, o meglio, attivi due casate. È un must. Nel momento in cui te la giochi, tu sei vincolato a chiamare due casate. Non puoi giocare più di due carte al turno, quindi... va bene, rende il tuo mazzo più versatile, puoi chiamare due casate, puoi chiamare i Renegade insieme a qualcun altro, però puoi giocare solo due carte a turno. Questo va bene, ti dà probabilmente accesso a infinite combo, che onestamente non ho pensato, però penso che il concetto non sia male. Certo, è una carta che ti vincola moltissimo, perché comunque giocare solo due carte a turno è abbastanza debole come cosa. Ripeto, si possono creare delle sinergie, mica male, mica male. Poi sta carta qua vale solo per te, non per l'avversario, quindi occhio. Victor the Grave Digger. Comunque questa carta qua rappresenta tantissimo i western, perché veramente questa qua è un salto alle regole allucinante. Victor the Grave Digger, quindi Victor il becchino, lo scavatombe, uno di forza, veleno, omni. Ritorna una creatura della casata attiva, quindi omni lo puoi attivare come se fosse di qualsiasi casata attiva, quindi in base alla casata che è attiva tu ritorni una carta di quella casata attiva dalla tua pila degli scarti alla tua mano. Molto carino, molto carino, perché nel momento in cui ce l'hai giù non solo è una carta molto versatile, ma tu puoi magari pensare di chiamare una determinata casata proprio per dare un'estrema value a questa carta qua. Poi abbiamo The Revolver, cartaccia, in realtà molto carina, perché comunque è una carta omni. Artefatto, Ambra, entra in gioco, metti 6 segnalini munizioni sul revolver, omni, rimuovi un segnalino munizioni, infliggi 2 danni a una creatura. Capite bene che è una carta con una value di 12 danni in totale e che puoi utilizzare quando vuoi perché l'effetto è omni. Però una volta finite le munizioni è un artefatto che ti rimane lì. Quindi è un'ambra in meno che ti cicla nel mazzo, o hai modo di rompertela te da sola, o è un artefatto morto dopo le 6 munizioni utilizzate. Rufus the Traitor, schermaglia. Rufus the Traitor entra sotto il controllo del tuo avversario e può essere utilizzato come se appartenesse ad ogni casata. All'inizio del tuo turno, quindi ovviamente del turno dell'avversario, perdi un'ambra, altrimenti sacrifica Rufus. Quindi, allora, è una carta forte, perché comunque regali un 3 con schermaglia all'avversario che può utilizzare quante volte vuole, e comunque perdere un'ambra non è così eccessivo. In realtà mi sa che ho sbagliato la dicitura di questa carta qua, perché effettivamente che value prendi da questa carta qua? Secondo me ho sbagliato a fare il copia e incolla dal manto cupo, perché non avrebbe senso dargli il controllo di una carta del genere se appartiene a qualsiasi casata, perché vuol dire che fa un raccolto a turno e recupera benissimo quell'ambra persa. Certo, all'inizio del tuo turno, quindi comunque questa carta qua permetterebbe magari, nel caso in cui l'avversario è in check di 6, di uscire dal check proprio nel momento in cui sta per forgiare. Però non lo so. Sì, comunque la pensata era forse bisognerebbe aumentare le ambre perse. Però 2 ambre perse all'inizio di ogni turno, mamma mia, che dolore. Tra l'altro l'idea è proprio quella che se non riesci a perdere 2 ambre, tutte e 2 le ambre, non riesci a pagare Rufus e quindi lo sacrifichi. Questa era l'idea di base di Rufus, però effettivamente, mamma mia, non è proprio così bilanciata, perché così fa schifo.
Se fossero due le ambre sarebbe forse eccessivamente forte, però è anche vero che nel momento in cui non riesci a perdere due, tu lo sacrifichi questo, quindi... Vabbè. Leto Handholes, Leto Buchi nelle mani, Elusione, Omni, infuria una creatura amica, se lo fai guadagni due, molto simile a Billy the Bad, soltanto che questo è un effetto Omni, quindi... Billy the Bad era una carta che tra l'altro avevo creato molto tempo prima, sono in ordine cronologico le carte, per chi l'avesse scoperto solo ora, infatti poi ho creato, lungo andare mi ero probabilmente anche dimenticato di Billy the Bad e gli ho dato l'effetto Omni, solo che non è uno steal ma è un guadagna 2, che comunque, sti cavoli, cioè... Non solo ci guadagni dall'enrage, diciamo, e dai value a un combattimento, a una creatura amica, ma in più è come se raccogliesse ogni turno Endos. È molto forte, molto molto forte. The Marshal, 4-1. Puoi giocare e usare The Marshal come se appartenesse alla casa attiva. La carta più versatile della storia, semplicissima, fortissima, fortissima. Smuggle Convoy, non mi ricordo la traduzione, cos'è? Smuggle è contrabbandare forse? Il convoglio del contrabbando, un allocation veicolo, quindi si sposta, wow. Gioco, scegli un tratto di una creatura amica, un giocatore deve pagare al suo avversario 1 per poter giocare una creatura che condivide quel tratto. Fortissimo. Allora, in realtà non è così forte, perché capite bene che se chiami Cyborg e hai tanti Cyborg anche nelle altre casate è più un malus per te, però può essere sempre utile, cioè, ops, sto andando troppo oltre. Molto molto forte, molto forte. Se chiami la casata giusta, che te hai quel qualche creatura e l'avversario ne ha molte di più, mamma mia che forte che diventa questa. Però comunque la scelta del tratto deve bersagliare comunque una creatura amica, quindi molto probabilmente quel tratto ce l'hai tu, anzi sicuramente ce l'hai quel tratto. Quindi è equilibrata in quel senso, nell'altro, in base al matchup, potrebbe essere veramente sbroccata come carta. Over there, il tuo avversario non può guadagnare ambre il prossimo turno. Proprio uno strappo alle regole così, perfetto per i western. Mabruf del mezz'orco, il primo orco creato nella storia di Keyforge, che tra l'altro è rinnegato qua. All'inizio del tuo turno guadagni 2, alla fine del tuo turno perdi 1. Simpatico, perché solo di effetto passivo tu hai sempre, diciamo, una value di 1, ok? Solo di effetto passivo tu guadagni 1 grazie a sto mezz'orco. Chissà cosa fa, cioè va a rubare, stupra tutti i turni, non lo so, fa casino. Però, in ogni caso non è così forte, perché nel momento in cui lo giochi, a fine del turno perdi 1. Sta al turno dell'avversario, te lo contesta? Hai avuto una value negativa da questa carta e non è così difficile da contestare. Più ovviamente è una carta che con il tempo ha sempre più value, se l'avversario non te la sa contestare è un casino, altrimenti vabbè, è una carta molto negativa. Poi abbiamo The Gunslinger, il pistolero, guardate qua, c'è play, fight, omni, rip, infliggi 3 danni a una creatura. Forse è esagerata. Dovrei abbassare il danno a 2. Sì. Dovrei abbassare il danno a 2. Tra l'altro, la forza più alta al momento è 4 del Marshal e del Mezz'Orco. E sì, dovrei abbassare il danno 2, altrimenti è troppo forte, troppo versatile, fa troppi strappi alle regole anche una carta del genere, cioè dove l'ha trovata una carta con questo effetto? Poi abbiamo Trick Shots, scegli una creatura ready, amica western, esauriscila, infliggi danni pari alla sua forza a una creatura e guadagni pure ambra. E abbiamo concluso.
Ancora qualche carta bonus, giusto così per concludere il video, che sono anche tra le carte più vecchie in realtà create, perché delle casate che già si conoscono, diciamo, ho sospeso tutto nel momento in cui ho creato le nuove. Quindi, vabbè, iniziamo con Brobnar, abbiamo Jingles Who Jingles, che vabbè, è una citazione di un altro dei Goblin Brobnar che già conosciamo. 2. Entra con dell'Ambra. Elusione distrutto, ogni giocatore perde uno. Quindi, è una carta che bisogna sapere. Tra l'altro, ho, The Night Before Screech Boom, vabbè. Mamma mia, che brutte battute, proprio bruttissime. Da tema natalizio, tra l'altro, solo perché Jingles, vabbè. Allora, vabbè, è una carta abbastanza equilibrata, sicuramente ha una value positiva, perché in ogni caso tu magari non ci guadagni niente, ma l'avversario sicuramente perde uno. È comunque un Goblin 2 con elusione, e nel momento in cui lo giochi, tu hai un guadagno effettivo, poi sta a te, comunque, e anche un po' all'avversario, decidere quando distruggerlo. Quindi è qua che veramente si prende la vera value di questa carta, perché se tu magari forgi chiave grazie a quell'ambra che guadagni e poi te lo spacchi quando non hai niente da perdere e l'avversario perde uno, cioè hai preso una value di due ambre praticamente con questa carta qua. Quindi sarebbe un po' una via di mezzo, se vogliamo, tra la Dust Pixie e l'Imp della Polvere, più o meno, anche se guadagnare è sempre meglio di far perdere, perché alla fine l'obiettivo è arrivare alla terza chiave e cioè, non ci arrivi mai se continui a controllare l'avversario, devi comunque boostare un po'. Poi abbiamo il Caelyphi Dinosaur, que questa era stata creata prima ancora che fossero introdotti i dinosauri, infatti il tratto è una bestia, non un dinosauro. 8, non può essere giocato, quindi stessa meccanica del Caelyphi, però con qualche step in meno, a meno che tu non abbia 5 o più ambre, quindi non 7 o più, quindi ma non è così ingiocabile, anzi, giochi senza problemi e comunque è un 8. Combattimento raccolto, infliggi 3 danni a una creatura. Tyrex doesn't want to be fed. He wants to hunt. Wow. Che perla. Poi abbiamo piccola taglia, uno umano Brobnar. Gioco. Per il resto del turno guadagna uno forza, cioè un segnalino forza, ogni volta che una creatura nemica è distrutta. Wow. Wow, non male, non male. Allora, è simpatico perché comunque questo è vincola. Vabbè, non è così forte perché a me gli effetti di board così non mi piacciono tanto. Perché comunque tu non puoi giocare sta creatura a tirare removal, ovviamente di massa, o meglio. Non puoi fare removal, puoi giocare questa creatura, perché è nel momento in cui la giochi che si attiva il Void Reminder of the Turn, quindi non si può fare questa come sinergia. Niente, devi combattere, spaccare cose e sto tizio qua nel turno in cui entra diventa sempre più grosso in base a quante cose hai spaccato, quindi vabbè, quante cose vuoi spaccare in un turno? Certo, da due o tre, da una a infinite, ovviamente, però dipende tutto dal mazzo. Dipende, vabbè. Small in size, Eugene Champions Challenge. Bellissimo, bellissimo. Poi Worth the Sacrifice, Ambra, Alpha. Quindi questo è stata creata dopo Age of Ascension. Sacrifica una creatura Brobnar, infliggi 5 danni a ogni creatura nemica sul flank. Ok, questa è una citazione, vabbè, di Mad Max Fury Road, per chi non, per chi non l'avesse colta, andatela a vedere, ovviamente, che è uno dei film d'azione. Adesso abbiamo Decompose. Decompose è la primissima carta in assoluto che ho creato, e infatti manca pure l'effetto play, per dire di quanto l'ho fatto schifosa sta carta qua. E allora, aspettate, prima che ve la legga, vabbè, probabilmente tirerò fuori magari la data in cui l'ho creata, in modo tale da giustificare tutto il mio discorso
sul come sono un veggente in questo video. Comunque, allora, sarebbe, penso, play, scegli una creatura. Metti segnalini danno pari alla sua forza meno 1, quindi rimane con 1 di vita. Se quella creatura rimane in gioco fino all'inizio del suo fino all'inizio del turno del suo proprietario, distruggila. Il proprietario guadagna ambre pari alla metà del suo potere approssimato per difetto. Assurdo come questa carta l'avevo creata prima di qualsiasi altra cosa, ed è risale più o meno a febbraio, ed è molto simile a molte delle carte tipo Flex o a carte nuove Brobnar che fanno cose approssimate per di lì di là, prima di Age of Ascension, quindi... Boh, probabilmente sono davvero un... Tra l'altro mi piace tantissimo la descrizione lì, la quotes che fanno, le dislikes. E allora, aspetta un attimo, fammici pensare perché non me la ricordo neanche così bene. Cioè tu danneggi una creatura fino a quando non gli rimane uno di vita. E già di lì, ok. Se quella creatura rimane in vita fino all'inizio del suo proprietario, la distruggi, il suo proprietario guadagna ambre pari alla metà della sua forza. Quindi vabbè, sì, questa carta qua può essere utilizzata sia come removal, volendo, ma soprattutto penso che sia pensata come boost di ambre, cioè tu ti decomponi una tua creatura, quindi la lasci con uno di vita, poi l'avversario è obbligato a distruggertela e gli basta un danno per farlo, altrimenti tu guadagni metà delle ambre pari alla sua pari alla sua forza, metà della sua forza. Quindi carina, una bella carta, secondo me potrebbero anche farla, dai. Se qualcuno lì in FFG sta guardando questo video, anche se non sa l'italiano, guardatela, è bellissima, potete benissimo farla. Non per forza in dis, però perché no? Poi questa qua l'avevo già fatta vedere negli spoiler delle carte dis, perché anche questa era una delle prime. Visto che l'avevo fatta vedere nello spoiler di VC, perché sono uscite delle carte in VC che hanno interazioni con le purgate, e questa qua è una carta effettivamente che ha interazioni con le purgate, tra l'altro poteva benissimo entrare nella casata degli orrori, ma non ho voluto switchare la cosa. Tartarzok guadagna più uno forza per ogni carta purgata dell'avversario. Quando Tartarog è in gioco devi chiamare Dis come casata attiva. Friday, quindi chiara citazione a Avengers. Omni, puoi giocare una carta Logos in questo turno. Tra l'altro la quotes, you are malfunctioning if you shut down for a moment, mi sa che è proprio una frase di Friday quando vuole spegnere Ultron, mi pare, in Age of Ultron, appunto. E vabbè, secondo me è una carta Logos anche questa, che in realtà la potrei benissimo mettere nei western come pensata, però sarebbe troppo Logos per essere western, però potrebbe essere, capito, una di quelle carte che trovi per forza se hai Logos nel mazzo e quindi funziona in western. Si potrebbe fare una pensata del genere. Quindi è una carta Logos che funziona, cioè una carta western che funziona solo con Logos, e tu nel mazzo trovi per forza Logos. Molto bello, sarebbe così. E in ogni caso questa è la carta. Poi abbiamo, guardate qua, l'Omnitron. Anche qui questa carta è considerata sia Logos che Sanctum. Bombazza proprio, cioè... Non so, probabilmente mi sono basato molto sulla artwork. Tra l'altro mi sa che gli ho alterato pure i colori, perché a giudicare è molto carino, però. L'Omnitron 5-2 è sia Logos che Sanctum. Molto bello, molto bello. Le macchine le macchine hanno l'anima, gli uomini hanno lo spirito. Vabbè. Bello, profondo.
Anche qua, boh, potrebbe essere una carta di quelle che se hai sia Logos che Sanctum nel mazzo può funzionare. Magari potrebbe anche essere questa una carta Wester, volendo, però hai necessariamente sia Logos che Sanctum nel mazzo. XX, l'Alto Concilio, che onestamente farei Marziano, e adesso so che ci sono pure il tratto Leader, volendo. 5, Schermaglia. Raccolto, scegli una casata, rivela la mano dell'avversario, archivia una creatura di quella casata rivelata in questo modo. Se lasci i tuoi archivi, va bene, quindi è praticamente una removal dalla mano dell'avversario. Behold the Fury Destroyer of our world, bellissimo, cavolo. Piena citazione proprio della lore azzeccatissima, cioè queste cose me ne sono studiate probabilmente. Ci sta, in realtà, considerato il fatto che si potrebbe veramente mettere Marziano leader anziché schermaglia, perché 5 schermaglia è forte, bisognerebbe dire se questa carta è al centro della linea di battaglia, ottiene raccolto e questo effetto qua. Poi abbiamo. Questa qua mi ricordo che l'avevo photoshoppata. Che sono i due Mind War, probabilmente. È un upgrade. Mind Merge. Play another card called Mind Merge. Quindi questa carta va a. C'è per forza in doppia copia. From the discard pile or the deck, ovviamente. Se presa dal deck, rimischiala. Va bene, giusto per essere precisi, segnalini e ambre possono essere mosse a piacimento dal proprietario dell'upgrade tra le due creature equipaggiate, praticamente. Non l'ho scritto proprio correttamente in inglese, chiedo scusa, ma la pensata sarebbe questa. Mind Merge, praticamente tu giochi il Mind Merge dalla mano. Giochi il secondo Mind Merge da qualsiasi zona sia del mazzo, pila di scarti, eccetera. E tu praticamente, che sei proprietario del Mind Merge, lo puoi equipaggiare sulle tue creature o sulle creature dell'avversario, o su due creature dell'avversario, o anche su una tua creatura, o su una creatura dell'avversario. E tu praticamente puoi spostare tutti i segnalini danno, stun, a piacimento. Bellissima, questa è autoapplauso, bellissima, mi piace tantissimo. Poi abbiamo un Rip Walker, 9, entra con due ambre, ok, taunt, Rip Walker entra stannato, quando il Rip Walker è in gioco devi chiamare Mars come chiamata attiva, che come casata attiva, sì, come chiamata attiva. Brrr. Sì, va bene, ci sta. È un classico Marte di prima edizione, molto, molto alla Dis, però in realtà non è così male perché, cioè, tu la giochi, hai una value spropositata subito, però poi in genere Marte, soprattutto quella della prima edizione, ma anche un po' della seconda. In genere una volta che apparecchiavi a Marte, per prendere value ti serviva tempo e quindi necessariamente magari lo chiamavi già il turno successivo, quindi andrebbe anche abbastanza in sinergia. Il problema è che come tutte le carte che ti vincono le chiamate della casata, potrebbe essere una carta un po' rognosa, specialmente se così grossa. Poi abbiamo Xilulu, che come artwork onestamente poteva benissimo andare per la Star Alliance, però tra l'altro, se non ricordo male, la faccia era colorata diversamente, l'ho photoshoppata e è diventata verde. 3, combattimento, distrugge una creatura, dopodiché purgala. They call me 6. Perché they call me 6? Mi chiamano 6. È una citazione di cosa? Di Ali. Oh sì, Divine Strength, forza divina. Questa creatura ottiene. Oh, no, scusate, che faccio presentazione, quindi. Ok, questa creatura ottiene. Segnalini forza pari la sua forza. Quindi la forza si raddoppia. Oh, bellissimo. Next time consider your honor. Bravo.
Bellissima, bellissima. Tra l'altro è la via dello spirito zoomata, l'artwork, però è bellissima, rende tantissimo l'idea. Secondo me ci sta tantissimo, un upgrade del genere. Perché no? Perché no? Cioè... 5, Matthew the Confessor, l'ultima carta Sanctum, visto che ne ho fatte solo due. Before fight, quindi pre-combattimento, se il tuo avversario ti dà un'ambra, ti cede un'ambra, Matthew the Confessor deve essere esaurito, quindi prima ancora di combattere. Ok, I hammer a hammer to nail down your sin. Ok, tengo un martello per distruggerti i peccati. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sì, tra l'altro no, non c'è l'artista di questa carta. Oh no, devo andarla a recuperare. Vabbè. Tra l'altro ho alterato pure i colori, quindi mi sa che Google non me la riconoscerà. Vabbè, li recupererò. Comunque, carte ombre, anche qua sono solo due, tra l'altro entrambi ratti, perché c'ho l'ossessione dei ratti. E allora, due. Gioco, ratto scienziato, tra l'altro, bellissimo. Gioco, puoi sacrificare un qualsiasi numero di altri ratti amici, per dare a un altro ratto due segnalini forza per ogni creatura sacrificata in questo modo. Vabbè, certo, se hai tanti ratti è forte, ma l'idea sarebbe probabilmente raccogli con tutti i ratti che c'hai, più o meno, tiri giù questo, sacrifichi, dai +2/+2 a lui volendo, diventa giga enorme, ma neanche così tanto in realtà. Qua si vede che le carte sono vecchie perché sono stramega equilibrate. You never reach your goals without some lab rat. Bellissimo. Poi abbiamo il Rat Ogger, ok, 5 Ogger, lo dico proprio all'inglese, il Ratto Ogre, mutante ratto, 5, alla fine del tuo turno, se giochi esattamente una carta in questo turno, l'ogre si cura di un danno e ruba 1, ok, oh mio Dio, no, beh, è fortissimo, se qua, che cavolo. Però devi giocare solo una carta in questo turno, quindi segue un po' la logica dell'ogre, quello Brobnar. Quindi ha molto senso. Your rat race is over, Dodger. Bald. Ok. Molto carino. Molto, molto carino, in realtà. Perché anche tipo come follow up, tu la giochi solo questa. Rubi 1 alla fine del turno. Tra l'altro è una 5... che si cura passivamente e ruba passivamente. Allora, selvaggi, devo recuperare i nomi degli artisti, chiedo scusa, lo farò con le magie dell'editing, ripeto. Ancient Tortures, anche questa mi sa che è uscita dopo Age of Ascension. Cos'è sto schifo? Ma stiamo scherzando, perché ha creato una carta così brutta? 7, bestia, provocazione, infligge solo 2 danni quando combatte. Ma Ricky, ma per favore, lascia stare. Oh, questa è bella, questa me la ricordo bella. Illusione, play, rip, copia una carta azione da una delle pile degli scarti. Oh, questa è degna di un drago fatato proprio, bellissima. Autoapplauso, dovrebbero farla una carta così, bellissima. No, sarebbe esagerata. Cioè, una creatura effetto gioco raccolto con l'effetto dell'imitazione. Mamma mia che forte, mamma mia, even the archons cannot understand what this ancient land has to offer, mamma mia. E qua l'artista l'ho messo, perché prima no? Perché ero stupido, e anche qua non l'ho messo, perché? Rose Feather, ok, 3, schermaglia, fight, guadagna 1. Carino, questo sarebbe un buon motivo per dare a Selvaggi la possibilità di boostare ambre combattendo. Rose Feather, bello, piuma rosea, o piumaggio rosea, come, non so come tradurlo sto coso qua, vabbè. Bello, sarebbe una bellissima carta, questa qua è orribile, perché l'ho creata sta carta qua? Vabbè, è bruttissima,
Fairy Dragon è l'occhiello, questa carina. Va bene, abbiamo concluso con questo video. Mamma mia, sto già pensando a tutto il lavoro di editing che dovrò fare. E vabbè, spero di rivedervi presto. Ci vediamo al prossimo episodio. E vi invito ovviamente a mettere like, a dirmi cosa ne pensate, eccetera, di tutto questo gran progetto che non so nemmeno che fine farà tutto ciò. Ovviamente i miei desideri sarebbero quelli che le mie carte fossero prese in considerazione seriamente, o almeno alcune delle meccaniche, magari alcune delle casate, per delle idee che verranno in futuro di Keyforge. Ditemi se vi piacciono. Ovviamente molte cose dovrebbero essere bilanciate perché purtroppo la mia mente non è capace di vedere le cose come stanno a volte. No, vabbè, in realtà secondo me ho fatto un ottimo lavoro, sono abbastanza soddisfatto. E niente, dai, ragazzi, vi saluto. Alla prossima.